Ci sarebbe una nuova presa di posizione da parte di Christian Solinas, attuale presidente della regione Sardegna, che nei passati giorni avrebbe dichiarato di voler aprire ai turisti solo se dotati di un apposito passaporto sanitario, e che è stato protagonista di uno scontro a distanza con Beppe Sala, sindaco di Milano. Solinas ad Agorà avrebbe detto: "Vogliamo essere una terra ospitale, sicura dal punto di vista sanitario. Con il governo stiamo cercando di trovare un punto d'intesa per garantire questo equilibrio. Il modello che proponiamo è in linea con le tendenze nazionali e internazionali. Facciamo riferimento agli stessi protocolli per la ripresa del campionato di Serie A e dei set cinematografici. Sappiamo che i test hanno un margine d'errore, ma l'alternativa è il nulla." Dopo tante discussioni tra governo e regioni, una soluzione più che condivisa sarebbe più vicina e avrebbe detto: "Entro il 3 dovremo arrivare a un accordo e cercheremo fino alla fine un'intesa su questo modello. Se non la trovassimo, avremo un sistema di controlli più articolato, con registrazione all'ingresso e su piattaforma e con un questionario per capire dove concentrare più controlli. Tamponi e test serologici non sono barriere o strumenti di discriminazione, ma solo filtri che ci consentano la tutela della salute, contemplata con giusta esigenza su una copertura. La vicenda è stata strumentalizzata e mistificata contro ogni logica, la nostra proposta di buonsenso, sulla quale siamo disponibili tutti a ragionare insieme." Così avrebbe detto Christian Solina, attuale presidente della Regione Sardegna. Un salutone caro da Leandro, un narratore italiano al prossimo video.